Good afternoon. Good afternoon, colleagues. It's a real pleasure for me to host this panel, which, in my perspective, deals with, let me say, one of the most urgent topics that we need to address, not only as law enforcement professional, which I guess most of the audience would be, not only as data protection and cybersecurity professional, which, again, I think most of the audience can be, but rather as a civil society, as human being, and of course everyone from the auditorium would be, and that is the risks for minors online. And because we all know that the cyberspace and the social media environment draws a tremendously, tremendously dangerous landscape for everyone and specifically for minors. Not only because they're more fragile, they're more vulnerable, not only because they're less experienced, but also, let me say, because we, as adults, as parents, have, in some sense, less instruments to provide them with to protect themselves. And so I think the time is right for us to approach this very topic in a comprehensive fashion, accounting for professionals from different fields, and this is the flavor we have designed this panel with speakers and STEAM speakers from different areas of expertise. And the hope is to give a good insight of the problems, starting from social and psychological precursors of the problems, and going on with awareness campaigns, and then with the last recording from our last speaker, to see how a super famous social media such as TikTok deals with the relationship with law enforcement bodies. But I don't want to bother you anymore, so I start introducing our panelists. Our first speaker is Raffaele Focaroli, which I welcome here. He is not only a judge at the Juvenile Civil Court of Rome, not only an educator, researcher in psychology, but noticeably also an author, a novelist. His last book is this one here. It's called #Emilio6. I've read it. As for now, it's only in Italian, but I guess it's going to be translated soon in English. And should you have teenage sons or daughters, I strongly advise you to read, because gives a wonderful insight from a psychological and social point of view on the precursors of possible problems arising with the relationship of minors and technology. And so I don't want to bother you any further, so I leave the floor to Raffaele for his speech that will be devoted to these relationships among minors and technology, dealing with psychological and social aspects. Okay. Bene, il mio intervento sarà in italiano, spero che questo contribuisca ad alleggerire anche l'eccessivo tecnicismo che spesso si ravvisa in questi incontri. Allora, prima di iniziare io volevo fare con voi una premessa, lo dicevo alla collega Corradini qualche minuto fa fuori da quest'aula. Il problema di questi incontri, di questi convegni, il problema soprattutto per i relatori, è che chi ascolta è molto più preparato del relatore. Ecco, questo è un po' il presupposto. E allora, dove si gioca la qualità di un relatore rispetto a quello che dice e rispetto a ciò per cui è stato chiamato ad intervenire? La qualità si gioca essenzialmente sull'esperienza. Cioè, un bravo relatore, o quantomeno un relatore sufficientemente valutabile in termini positivi, è un relatore che deve portarvi quello che ha vissuto e che vive quotidianamente dal punto di vista professionale. Questa è la differenza che c'è tra coloro che sono chiamati ad intervenire e parlare e coloro che ascoltano. Il secondo presupposto: noi possiamo parlare di qualsiasi forma di disagio, possiamo parlare di qualsiasi forma, di qualsiasi problematica,
ricordatevi sempre, e questo ovviamente anche questo diciamo è frutto di quello che ho vissuto e che vivo quotidianamente, sia nell'ambito dell'insegnamento che nell'ambito più propriamente giudiziario in un contesto come il tribunale, tutte le problematiche che si manifestano sono problematiche indotte da una motivazione. Quando il medico cura una patologia, il medico non si preoccupa della manifestazione patologica, il medico si preoccupa essenzialmente di ciò che ha causato quella malattia. Quindi in tutto ciò che noi affrontiamo dobbiamo andare sempre nel profondo, altrimenti non riusciamo a risolvere quello specifico problema. Io ho preparato per voi un piccolo percorso per farvi capire qual è il quadro generale delle problematiche che coinvolgono essenzialmente i minori, ma che in modo collaterale, ma forse anche in modo diretto, coinvolgono gli adulti, i genitori. Perché partendo da questo presupposto noi possiamo anche capire qual è l'utilizzo degli strumenti tecnologici e quali sono o quali potrebbero essere le conseguenze di questo uso da parte dei più giovani. Allora, non voglio fare un discorso che prenda in considerazione il problema ideologico. Quando si parla, ad esempio, di violenza di genere, molti studiosi partono dal presupposto che, essendo l'individuo un soggetto che nella scala evolutiva viene da una specie di per sé aggressiva, automaticamente è aggressivo anche l'individuo che vive nell'anno 2021. Non è così. Perché questo ovviamente per noi sarebbe un elemento eccessivamente giustificativo. Certamente non possiamo non considerare un aspetto, cioè non possiamo non considerare che la specie, la nostra specie, che poi ha subito un'evoluzione, ma quella di milioni e milioni di anni fa, è stata una specie che ha dominato e che ancora oggi esiste perché si è dovuta costruire tutti i presupposti per mantenere degli spazi, che non erano spazi sociali ma erano spazi di territorio. La famosa tensione competitiva, quella che serve ad un animale per conquistare una femmina o per difendere un territorio o per accaparrarsi del cibo, quella è stata una ed è una tensione competitiva che viene utilizzata esclusivamente per mantenere la specie. Noi in questi anni, in migliaia di anni, abbiamo in un certo senso trasportato questa tensione competitiva in ambito sociale e siamo forse diventati dei soggetti violenti, la cui violenza è determinata e dominata dalla razionalità. Non c'è peggiore passaggio e peggiore soluzione di una violenza che diventa razionale, di una violenza che diventa ragionata. Questa violenza e questa tensione l'abbiamo trasferita non soltanto nel contesto adulto, ma l'abbiamo trasferita nei bambini. Io faccio esperienza tutti i giorni di colloqui con i minori in situazioni particolari, penso ai tanti ragazzi che sono stati abusati, con i quali parlo anche per un'ora, per due ore, con i quali sostengo colloqui che in alcuni passaggi sono drammatici. Se mi fermo a quello che è l'atto violento che hanno subito o che hanno determinato, soprattutto quando si affrontano procedimenti in ambito più propriamente penale, se mi fermo alla superficialità, giudico quell'atto per come è e per come si è presentato, poi magari scopro che il papà di quel ragazzo, che il papà di quel bambino che ha commesso un reato, che il papà di quel quattordicenne è quel papà che va a vedere il figlio giocare a calcio e che lo istiga all'odio. E allora, come vedete, l'analisi che è propriamente individuale su un soggetto che è minore si sposta su un'analisi più profonda che è quella dell'adulto, che è quella più propriamente familiare. Provo ad andare avanti, ma eccolo qua. Vorrei che si partisse da un presupposto. Noi siamo delle individualità che
non si generano da sole. I genitori compiono due passaggi nella vita di un figlio. Generare, ma il generare è un atto propriamente biologico. È un atto che possono permettersi tutti. C'è un secondo passaggio molto più importante, che è quello di fare il genitore. Sono due cose totalmente diverse. Io posso generare e abbandonare un figlio in ospedale, così come accade a Roma, o così come accade in qualsiasi parte di questo paese, centinaia di bambini che vengono lasciati e che aspettano una famiglia che li va a prelevare. Quello è l'atto del generare, cioè è un atto esclusivamente biologico che fa parte della specie. Essere genitore è totalmente diversa, perché essere genitore vuol dire crescere un figlio e consegnare a questo figlio dei principi propriamente educativi, consegnare a questo figlio una cultura e una dimensione più propriamente sociale. Alcune volte, vi dico la verità, mi trovo di fronte a dei genitori che hanno esclusivamente generato, senza maturare il ruolo genitoriale. Sono quegli stessi genitori che alcune volte fanno stare i figli in una condizione di totale pregiudizio, per i quali, ad esempio, così come è accaduto in passato e così come accade quotidianamente, si necessita quello che è un allontanamento dal contesto familiare che, in termini più propriamente collettivi, viene del tutto criticato, ma che in alcuni casi il tribunale è costretto a portare a termine. Siamo abituati a pensare che esista soltanto una condizione di abbandono. Attenzione, questo lo dico soprattutto nell'utilizzo degli strumenti tecnologici. Non esiste soltanto un abbandono materiale. L'abbandono materiale è l'abbandono che si concretizza nel momento in cui io lascio un figlio da una parte e aspetto che qualcuno lo venga a prelevare. Esiste un'altra forma di abbandono, che è quella dell'incuria, che è quella dell'indifferenza, che sono ruoli purtroppo che alcuni genitori recitano nel loro contesto familiare. Ecco, in una situazione di questo tipo si alimentano tensioni di carattere psicologico ed emotivo che possono anche sfociare in caratteristiche più propriamente patologiche o più propriamente depressive. C'è una caratteristica, questa la ravviso quasi quotidianamente, senza arrivare all'atto estremo che è il suicidio, ma abbiamo un grande problema in questa società, soprattutto con i ragazzi, soprattutto con i bambini. Abbiamo il grande problema di non riuscire a leggere gli stati di disagio. Quando in quella che è la nostra tradizione culturale e di pensiero generale diciamo: mi sembra strano che quella persona si sia suicidata. Sì, è strano, perché quella persona non ha mostrato segni di cedimento nei giorni che hanno preceduto l'atto estremo del suicidio, ma il suicidio è espressione di una condizione di disagio che noi non siamo riusciti a leggere nell'individuo e di cui tutti siamo responsabili. Se mi trovo in un contesto, e questo lo dico spesso ai convegni, se mi trovo in un contesto territoriale, in una provincia, in un comune, in un piccolo comune come è accaduto qualche giorno fa, dove il tasso di tossicodipendenza è particolarmente alto, dove le situazioni di spaccio di sostanze stupefacenti la fanno da padrona in quelle che sono le vie di una città, sappiate che il problema non è dello spacciatore. Il problema è di una comunità. Il problema è del contesto in cui si verificano determinati episodi. Noi dobbiamo passare, cara Isabella, da una concezione della vita che non è soltanto quella della responsabilità individuale. Noi dobbiamo puntare il dito ed iniziare a pensare che esiste una responsabilità collettiva, perché siamo responsabili di quello che accade.
Quando un figlio subisce una violenza psicologica o subisce atti di pedofilia, la colpa non è del pedofilo, la colpa è del contesto in cui quella situazione si è verificata. C'è un problema nei ragazzi, soprattutto questo nei bambini. Il genitore è concepito, è stato concepito ed è concepito da ognuno di noi come un'autorità. Tutto ciò che fa mamma e papà sono azioni giuste e corrette. Questo è il presupposto dell'essere genitore. Quando io violento un figlio, e non parliamo di violenze sessuali, che devo dire che dal punto di vista statistico sono abbastanza minoritarie, parliamo anche di violenze psicologiche. La violenza psicologica, così come la violenza fisica, nella mente di un soggetto che si trova in un quadro evolutivo costante e che necessita di tempo per maturare, viene considerata normale. Noi abbiamo delle grosse difficoltà, molte volte, a parlare con i bambini e per farci spiegare quello che è accaduto in una determinata situazione, perché il bambino considera quella situazione come normale. Il papà che ha un rapporto sessuale con un bimbo tutte le sere ha semplicemente definito un atto rituale di normalità che rientra nella quotidianità di un figlio. Questo è il dramma, questo è il problema. E qui arrivo un po' al vostro discorso, e mi serviva per poterci arrivare di spiegarvi in modo non introduttivo, perché non è stata un'introduzione, però di spiegarvi quello che vi ho spiegato. Nel bullismo, nel cyberbullismo, il problema non è il bullo, e il problema soprattutto non è colui che riceve atti intimidatori, ma il problema è del contesto in cui tutto questo si verifica. Il bullo ha necessità, perché questo l'ho sperimentato di persona, ha necessità di una platea, ha necessità di qualcuno che lo guardi e che lo premi nel momento in cui si comporta in modo intimidatorio nei confronti di un soggetto più debole. Quando tu a queste persone, che possono essere ragazzi di 11 anni, 12 anni, 14 anni, togli la platea, questi ragazzi sono soli e si trasformano in vittime, così come è stata vittima la persona che fino a quel momento ha subito atti di violenza. Quando in una classe si verificano atti di bullismo, la colpa è della classe e dell'insegnante, perché l'insegnante ha il dovere di accorgersi, ha il dovere di capire quello che accade. Alcune volte si chiudono gli occhi, alcune volte si pensa che sia un problema, diciamo così, risolvibile, alcune volte si dà, diciamo così, spiraglio al tempo, va bene, tanto passa. Non è così. Non è così che si affrontano i problemi e non è così che si risolvono. Il bullo, sappiate, che è un soggetto debole, che manifesta la sua debolezza attraverso un comportamento che è ovviamente condannabile. C'è un episodio che mi è accaduto per farvi capire quanto i ragazzi possano essere intelligenti, ma anche per farvi capire e per farvi misurare il livello di solitudine di alcuni ragazzi. 10 anni fa io facevo parte del collegio GUP. Mi trovai davanti a me due ragazzi di 13 anni, devo dire anche piuttosto contenuti nell'aspetto, non dimostravano 13 anni, ne dimostravano 10. Quindi bassetti, in formazione, ecco. Due ragazzini. Perché si trovavano davanti al giudice in quel momento? Si trovavano davanti al giudice in quel momento perché
questi due ragazzini in un contesto, diciamo così, per eccellenza pedagogico, che era quello della loro cameretta, figli di due di genitori professionisti, quindi famiglie per bene. Bene, questi due ragazzini erano stati capaci di entrare nel server della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, occupando le banchine di attracco delle navi. Quindi avevamo le navi che giravano, vagavano in mare e non potevano attraccare perché quelle banchine nei terminali risultavano occupate. Ho chiesto ai genitori, dico, ma vi siete mai accorti di tutto questo? Cioè, vi siete mai accorti che i vostri figli, in un certo senso, sono dei geni dell'informatica, che sono persone eccellenti? Dice, sì, ce ne siamo accorti, lo sappiamo che i nostri figli sono bravi, in gamba, tra l'altro il papà un bravissimo ingegnere, l'altro un medico. Dico, però c'è un problema. Che questa intelligenza dei vostri figli è canalizzata male, non è canalizzata bene. Sta entrando in una dimensione che non è positiva. I genitori non si erano accorti di niente. Dico, ma scusate, dico, ma voi non vedete che questi figli stanno sempre in cameretta, davanti ai computer, davanti... per fare che cosa? Ah, noi pensavamo che studiassero. Dico, voi pensavate che questi studiassero, però ci siamo ritrovati in tribunale. Attenzione, un altro grande errore che facciamo. I figli non sono tutti intelligenti allo stesso modo. Oggi c'è una gara alle intelligenze. Nel periodo, io non credo di essere particolarmente anziano, però già 30 anni fa, quando, insomma, io avevo l'età della scuola superiore, del liceo. Il liceo era una scuola frequentata da pochi. Noi siamo nati con la cultura e la mentalità che il liceo è una scuola per pochi. Perché non tutti sanno studiare il latino, il greco. Oggi siamo arrivati al presupposto che tutti devono saper fare le traduzioni di latino e greco. Non è così. Le intelligenze sono diverse. I figli non vanno messi in una condizione di gara. Non gareggiano l'uno con l'altro. Ogni ragazzo ha delle attitudini. C'è anche il ragazzo bravo per fare l'idraulico e che magari guadagna più del medico che lavora al pronto soccorso. E questo i genitori lo devono capire. Se voi siete genitori, iniziatelo a capire. A non tutti i figli piace la scuola. Le condizioni di maggiore disagio nascono nel momento in cui il ragazzo si trova in una situazione di impotenza perché non è capace, però lo hanno proiettato in una dimensione che non è la sua. Ma basta con questi concetti, perché sono concetti primitivi che rovinano i ragazzi e li vedo io rovinati. Gli stadi di disagio di soggetti, di ragazzini che non ce la fanno a seguire la lezione di filosofia e che vogliono fermarsi a studiare alla terza media, che magari sono più intelligenti di chi invece poi prosegue gli studi. Ah, questa scusate ve l'ho messa perché l'ho scoperta con mia figlia qualche giorno fa. E ho visto questa serie televisiva. Allora, qualche giorno fa, stavo in un contesto dove il relatore era uno psichiatra, ci sono degli psichiatri che ancora lavorano su dei soggetti adulti che 40 anni fa hanno visto al cinema L'Esorcista. Hanno visto al cinema L'Esorcista e ancora non ne scappano fuori, non ne escono fuori dopo 20 anni di terapia. Perché questo accade?
Perché quando tu ti trovi di fronte a degli impatti emotivi duri e violenti e stai in una situazione di formazione, tu non hai gli strumenti per interpretare e per capire quello che stai vedendo. Non ce l'hai gli strumenti, perché è come se tu dicessi ad un ragazzino, vai lì, nuota, e quello non sa nuotare. Vabbè. Bene. Adesso mia figlia che ha 18 anni, questo tipo di, diciamo, di serie televisiva la sta vedendo, l'ho vista anche io. A 18 anni può essere decifrata, ma fino a un certo punto però può essere decifrata. Immagino il ragazzino di 12 anni che vede una serie televisiva di questo tipo, di persone disperate che vengono captate nella società attraverso un sistema che non vi sto a dire adesso, ai quali si propone un gioco che è il più semplice. Le biglie, mora, le carte, non stiamo parlando di grandi giochi, dove chi perde viene ucciso. Questo è uscito, penso, 20 giorni fa, nelle televisioni, nei programmi italiani, è accessibile su internet. Qui chi viene, chi perde nel gioco, viene ammazzato con una fucilata. E questo sta spopolando. Oggi tutti questi ragazzini guardano questa serie TV. Io vi ringrazio. Spero di avervi dato degli elementi di riflessione, che come vedete sono molto generali, ma che hanno a che fare ovviamente con la tematica di oggi. E spero di essere stato utile, insomma. Grazie. So, thanks Raffaele for his presentation, very interesting, very tough in some part, but I think that sometimes tough words need to be said when are needed to understand some problems that maybe are not, we're all not familiar with. And of course we have understood some possible precursors from a social point of view, of course from a psychological point of view, for problems of minors online. Now we can switch our attention to what instruments can provide our sons and daughters, and teenagers and kids, what instruments we can provide them with to try to cope with these risks, with this problem that they can face online. And to introduce one of these awareness activities, I welcome on stage and on the podium Professor Corradini. Professor Corradini is a polyedric professional. She's a criminologist, a psychologist researcher. She's the scientific director of Themis Crime Center, which is a laboratory dealing with these issues, criminology, cybercrime, and so on and so forth. She's also a distinguished lecturer in several universities, such as Roma Tor Vergata and the University of L'Aquila, Biomedical Campus of Rome. And she's also author of scientific publications, the last of which I've read it and I advise to you, Building a Cybersecurity Culture in Organizations. As you see, all of her studies deal with these awareness-raising campaigns, and so we're interested in hearing her contribution. Thank you. Thank the organizer for inviting me to this wonderful conference. And okay, I appreciated the speech by my colleague. And the starting point, because I'm going to talk about the hot topic, awareness for students, awareness for teachers, awareness in schools. So the starting point is that, in my opinion, that data, security, digital technologies, the human element is the key. The book my colleague cited is focused on the importance of working on the human factor in every organization. And you see that if we want to face the challenge of a digital transformation or the challenge of
data protection, we have to invest in people and we have to start from school. In this case, the other point I want to highlight is the concept of digital awareness, because in my opinion, it's not just providing information about the risk. This is the first point. Then we have to see, we have to try to have this information and then to act accordingly. So this means that we have to invest in the human being, which means behavior, attitude, risk perception, and so on. Why digital awareness in schools? Because, you see, most children access online activities very early, so we need to invest in education. Education is the key factor. But we have to invest especially not just in students, but also in teachers, because they need to be trained about digital awareness, and we'll see a project I'm working in, and it's very interesting because we are focused on these aspects. This is the project, Programma il Futuro project. It's active since 2014, and it realized by Italian Ministry of Education and in cooperation with Informatica Scuola Lab of Cini by Professor Enrico Nardelli. And I'm in charge of the area digital citizenship, so the responsible use of a digital technology. The goal is to increase awareness in school, both on scientific principles of digital society, so computer science, informatics, and on the responsible use of these technologies. And these topics are intertwined. This is very important. So that's why we work together. And we use materials coming from code.org and Common Sense to important international organization, US organization, especially Common Sense provides information and education for teachers, kids, and general students, but also for parents, because we have to involve parents too, not just teachers, when we talk about adults. So to better understand what teachers need for their activity in schools, we realize some surveys by our research center, and through a monitoring questionnaire sent once a year. And the questionnaire, you see, investigates the quality of the actions implemented, but in general, teachers and students' participation in project activities. One area of this questionnaire is dedicated to digital citizenship, digital awareness. So you see, for example, these are the examples, we ask for the responsible use of digital technologies. What means responsible use for digital technologies? How to support teacher in their activity, and assessment of the usefulness of digital awareness guidebooks we provide. These are some results. You see, this is a recent publication for EduLearn and a conference in teaching and learning. So the teachers in the sample, you see, this is a three-year analysis of this project. And you see that in 2020, we have a lower sample because of the COVID-19 pandemic and distance learning. So. But it's interesting to see when we ask teachers what's for you responsible use of digital technologies, they answer especially knowledge of risks, but also ability to use them effectively, or how these digital devices work, the sense of responsibility. So it's important, the knowledge of the risks, but also other things are important for the responsible use.
These are samples of some items, not all the questionnaires, it is a wide questionnaire. But topics for students' education programs. So we ask what topics are needed for developing digital awareness in students, and we see not just online harassment, yes, cyberbullying, but not just cyberbullying, because they say it's important to manage other issues like data protection and privacy, because they use social media, for example, so all fake news, online frauds, safe online behavior. So this is very important, but at the same time also teachers need to be prepared, to be trained in some important topics. For example, they say that they need to be trained in social media use and fake news. And we know that social media use and fake news are intertwined, so it's important to invest in this sort, in this kind of education. But also they need to be trained in topics more related to cybercrime, like, for example, online frauds or identity theft or personal devices protection. So you need that. This is important for our activity. How to support teachers? Because they say, for example, that they need the most important action is sharing experiences, or you see training presence, a webinar. We started the webinar in 2019, so we implemented this webinar in 2020. And now I think that, for example, they say it's important that the parents' involvement. Not just teachers, but also parents' involvement. These are, for example, guidebooks that we use. These materials are free, so the teachers can use these materials, and original material by Common Sense. So we translate and we adapt these materials, because, for example, cyberbullying, we have a specific law in our country, so we have to adapt these materials. And we distinguish between primary school and secondary school. These are materials for primary schools. These materials, these guidebooks, are complete because they have consist of real lessons that teachers can use for developing digital awareness for students, because they include lesson plan. And lesson plan and in-depth materials, exercises, and check that teachers do at the end of the lesson, and so on. So it's a good material. And you see, for example, other digital awareness guidebooks for lower secondary schools. And in this case, you see, for example, My Media. My Media is dedicated to the world of social media, so students can evaluate the time spent on social media. And so this is very interesting. But it's important that, we don't have to refuse all these or to criminalize the digital devices or social media, because we live in a digital society, so we have to live with them, and we have to lead our kids, our students, to be aware of the risk. That means that they can better use these devices, and so appreciate their functioning and so on. At the same time, they have to be aware of these risks. This is interesting because it's our last monitoring, our last survey, that you see the most fair risk for teachers, both for teacher and for students, is the dependence on the use of app and social media. So now we are working on some new materials that is a surprise for 2022, and because I think that it's important
to evaluate the time spent on these social media, but the quality of the time that you spend on social media, because social media can be a good tool and good instrument to take to have information, for example, and so on, or to socialize, and so we have to evaluate the best part of a social media, not just criminalize, as I told before. So the synthesis of our survey, you know, the result confirmed the high sensitivity of teachers toward digital awareness issues. And it's important that students school, at school should be prepared not just risks about cyberbullying, but a large type. When we talk online risks, we have a different type of risk: risk related to relationship, for example, cyberbullying, or related to fake news, or reputational risks, for example, related to the use of social media and fake news. So we have a different type of risk that we have to manage. In this case, so not just cyberbullying, but they should pay more attention to the protection of their personal data and obviously the reliability of news on social media. So this is important in for education. And the teacher declare the need for themselves to receive a specific training. And in conclusion, I think that we have to invest in digital citizenship, because this means to develop competencies to participate on the internet safely, critically, and responsibly. This means, for example, we have in Italy this law 92/2019 on civic education that it introduces the teaching of civic education in school curricula. So one of the themes of this civic education is digital citizenship. So schools have to implement all these. And we have to invest in constructive critical thinking. So not just critical thinking, constructive, that is a positive, critical but positive for the use of these devices. So the title is, I appreciate this title, Human After All, and the title of this panel that your mother should know. So because we have to involve all adults, so parents too, because it's important, and I hope that we can go on and implement in all our activities. Thank you for your attention. So, thank you, Isabella. And of course, we have seen with Isabella's presentation an approach to deliver awareness in education and culture in school, but as you may know, especially in modern times, in contemporary times, school is not anymore the only place to deliver education, culture, and awareness. Of course, it's the most important place, but it's not the only one, because we have a lot of other media to reach for guys. And our next speaker will give us some hints on using a different approach. They have a super curious intuition, that is to use a social media to deliver awareness about social media to kids, specifically the social media TikTok. But I don't want to tell you anymore, just not to spoiler anything, because it's a super cool presentation. And the speaker, is an honor for me to have him today, is Frank Cohen. He's the chairman of Amber Alert Europe. Needless to say, what Amber Alert Europe is, it's a foundation dealing with synchronization of efforts when there's a missing child. And it's a foundation that puts together more than 42 organizations, both private, public, and law enforcement, from more than 26 countries across Europe.
and recently, I guess in 2016, sponsored the establishment, I have to say, to read it because I don't have a good memory, the Police Expert Networks on Missing Persons, that is affiliated with the Working Party for Law Enforcement of the Council of the European Union, again bringing together a lot, more than 80 authorities coming from more than 30 member states. So it's a real honor for me to have here Frank Cohen, and follow carefully his presentation, that's going to be super cool and super interesting. Okay, this is more Italian size. Hope it works for a 2'8" Dutch guy as well. Can everybody hear me well? Excellent, excellent. Let me see. First of all, thank you, Italian police. Thank you, Europol, for organizing a brilliant event. It's maybe the best event I've ever visited, so big compliments to you. And maybe a round of applause for you and your colleagues there. As was already said, actually, we're very honored to be working now with the Slovenian Council Presidency of the EU on the subject of missing persons. Missing persons currently is a council priority, and on a political level, we're also very happy what the European Commission is doing regarding this and regarding child sexual abuse, because child sexual abuse and missing, and that's also the reason for this presentation here, they meet, and you need to be ready for that. You need to have a plan for that. And that's what we're currently addressing with the Slovenian presidency, and we're very encouraged by the new developments and ongoing developments of the European Commission on this. Let me connect to my speakers, because there is a line, of course, in what we are discussing here today. And very simply is the fact that social media are a fact of life. Social media are the channel which are for children sometimes, frequently, even more believable than parents. So why not use social media to deliver the message? Let's get started. Okay, that's me. That's something also all has been told. We've evidently seen since COVID the fact that online grooming has grown exponentially. And these figures are from Europol and from Interpol. It's very evident the physical channel isn't there anymore, so the groomers, they go online and they use whatever trick they have at their disposal. So we were like, let's try to trick people out a little bit. Let's try to tackle the problem and teach the children that it's not always okay what's happening. That's not always what they see is true. Basically, we want to change, reprogram them, digital citizenship, into something where, and the English and the Americans call it stranger danger, that phrase needs to be erased. Now, 2021, we believe, and the experts of our law enforcement network believe, that it should be check before you chat. Very simple. Check before you chat. And bring all kind of mechanisms in place to make children aware that what they see might not be actually what is reality. So how did we make the campaign happen? We actually were engaging with our network of police professionals. Many of them are profilers, and we heard their stories about online groomers, some of them hundreds of cases, one individual literally at the same time in different levels, in different phases, boys, girls,
incredible the scalability of social media, of digital. So basically, we had to learn children, teenagers, that the face which is being presented to them is not always the actual face behind the scene. And this, to an adult, sounds self-evident, but it is not. It is absolutely not. Because teenagers, they, well, how should I say, they find it difficult to identify groomers on online networks. They find it very difficult to identify them. They're very experienced, they're adults, they know a lot of psychological tricks, and if they don't catch one child, they'll catch another child. So it is a tug of war. It's the odds are in the favor of the groomers, because there are many, many, many potential victims available online. And frankly, children, they have no idea. And also, they cannot go to their parents. One of the big problems we have is that parents often do not have a clue, and I'm going to use a moderator, please, I'm going to use a dirty word here, of the shit coming in the house via the internet and what their kids are doing online. They do not have a clue. They do not know what social media they're using. They do not know, for example, that you can even be groomed on Fortnite. They do not have a clue. So kids cannot go to their parents anymore. And when they do, the parents don't have a clue. They just don't know. So now comes something very important. Who should the kids then listen to? Is the case lost? You know, should we go home and say, oh, you know, we lost the online grooming stuff. Better luck next time. No, because social media by its definition, and in particular TikTok, have influencers. And these influencers, to a large extent, actually control what your kid is buying, what your kid is wearing, to whom he or she is socializing. So influencers, if it wouldn't work, there wouldn't be any social media. So the influencers are key to disseminating the message. So you have to speak the language of your children. And the language of your children often goes nowadays through social networks, through influencers. Don't forget that. Don't make old school campaigns. It's all about what works for them. The biggest, most influential influencers literally might have more influence on your kids than you have. And this sounds shocking, but it's true. Certainly for those children who don't have a perfect relationship with their, for example, their parents or their caretakers. Now, why TikTok? Could have been any platform, in all honesty. It was just, TikTok is highly popular. It was the most downloaded app from 2021, and its influencers are off the scale. There are literally influencers who have more followers than there are people in Italy. Can you know just let that come in a little bit? There are influencers who have more followers than the citizens of Italy. It's crazy, really. And TikTok is also very popular among the young. You know, if I say to my kid I'm on TikTok, say, you know, isn't Facebook for older people? No, TikTok is hip and upcoming. So we were thought like, let's look at TikTok, let's see what's possible, and let's use a mechanism. There's always the fun part of TikTok. You see people dancing and all these things. But any social network also has a potential dark side as well, a dark side which can be used by groomers. There's always the duality of a social network by definition. So this is what we did. We reached out to our law enforcement specialist of the Police Expert Network on Missing Persons, a law enforcement recognized network, and many of them deal with missing persons on a daily basis. Many of them actually are profilers,
And some of them actually work on missing as well as on child sexual abuse. There's a mixture there. And we asked them, what are the phases? How do groomers do it? And how can we simplify that in as easy as possible amount of points? How can we make it as simple as possible? So even, you know, a teenager with the attention span of a goldfish, you know, some of them, understands. And these, ladies and gentlemen, are the five steps of online grooming. I'm just going to quickly do this. The first phase is friendship, which is self-evident. The groomer tries to build a connection with the potential victim. The second phase is actually deepening that relationship. And these things are incremental, or they can even run in parallel, of course. Forming a relationship can be as easy as a fragile, a vulnerable child, and giving that child compliments, giving that child attention, encouragement, deepening the relationship. So forming the relationship is step number two. Continuously to all these steps is risk assessment. Any groomer worth his or her salt typically always assesses risk. Are you alone? Are your parents at home? Do you share your computer? Do your friends know what you're doing? So this risk assessment is always something all groomers do. Subsequently, obviously, you know, if you have bad intentions, you want to isolate a potential victim. And the isolation is killing off the peer network of friends, caretakers, parents. And we just learned that parents sometimes don't know, so that by definition they're already out of the equation. Literally, the online groomer can be the only person who understands me, if you know what I mean. So this is the isolation phase as well. And the last is obviously the exploitation phase, sex talk, sexual talk, trying to get sexual material generated by the child itself, even children who go missing itself. It can be all these kind of things. So these are actually the five steps of online grooming. So, you know, let's make a song about it. So we did. We made a TikTok song from it, a dance song. And we tried to get Billie Eilish and a couple of more very famous people, and everybody in the office was jumping up and down, but she didn't. There was somebody else. But as you can see here, this little song, Lovebirds, a dance challenge, a TikTok dance challenge, ladies and gentlemen, contained all the elements of the five steps. On a positive note, it's not too late to say goodbye, and we had to give it a happy ending as well. So the essence of this song is, hey, it's just another TikTok dance challenge. So we put it out there with help of the influencers, and kids started to dance and didn't know what they were dancing about, then thought it was just a nice song, but it wasn't. It's a song about online grooming. And here you see the influencers who actually do the dance and then ask their followers to mimic the dance, which was massively done. But then came the big reveal. And I, you know, don't want to spoil it. I just run the video. I click on next and the video runs. Yes. Oh, nope. Two birds with their spirits click. You know me more as we flew high. Just when we reached our private sky, I said I was only for your eyes. Two birds with their spirits click. You know me more as we flew high. Just when we reached our private sky, I said I was only for your eyes. But I must be one of a kind. Smiling as I fly on, leaving behind. I must be one of a kind. Smiling as I fly on, leaving behind.
Thank you. It was really a team effort of law enforcement who knew exactly what's going on regarding grooming and then making the connection with the kids. And let me, as you see, many countries participated, 60 organizations, EU agencies, Europol, thank you for that. Many countries participated. It went even global. We went from Taiwan up to Argentina. It was a tremendous success. And here you can see some of the shapes. And what you actually see is that law enforcement was standing behind the dance and saying, well, you know, what's happening here is not okay. So specific law enforcement of specific countries, literally, in their own language, we translated it, could point this to kids and say, see what's happening here? This is not just a TikTok song, it's a song about online grooming. And subsequently, you can go into classrooms, educate them, but you have something. You speak their language. Lots of media attention, obviously, as well for the subject. And this is the Action website we brought all the traffic to. On that Action website are campaigns, and you are invited to run these campaigns. If you find that the campaign isn't in your language yet, contact us, and we'll be happy to work with you on that. So what's next? Next steps are obviously taking it a step further. Did we actually change behavior? You know, you can have a smoking campaign. Everybody knows that smoking is bad. Still, people are smoking. So evidence-based is one of the things we're looking at. The big challenge, and the challenge identified by our PEN-MP, by law enforcement group, was overwhelmingly self-generated sexual explicit material by children, which is related to the subject as well, and do our best to prevent it. So that's the intention of the campaign for next Missing Children's Day, 25th of May, 2022. Well, that's for later. Thank you very much. Thank you, Frank, from this wonderful presentation. New Year's resolution, an awareness campaign for parents, because I couldn't get any of the signs. This means either I'm too naive or either I'm a perfect victim for an online groomer. So we have understood in these panels some psychological precursors, some awareness initiatives, but as we know, we're human after all, things can go wrong, bad things happen, and that is the case when law enforcement agency needs to connect with social media. Let me thank all our esteemed speakers.